Ciao e benvenuto in questa nuova pillola di Il Gusto al Centro. Io sono Chiara Tosi e mi occupo di gusto a 360 gradi. Continuiamo oggi con l'ABC del gusto, l'alfabeto della degustazione. Il vocabolario del gusto. Come sai, è un appuntamento settimanale e cerchiamo di approfondire in ogni pillola un concetto relativo al gusto e alla degustazione. Bene, oggi a che lettera toccherà? Beh, oggi siamo arrivati alla lettera G. Bene, Chiara, tocca la lettera G. Ma di cosa parliamo? G come che cosa? G come gusto. Parliamo del gusto, un concetto apparentemente semplice che molti magari pensano non degno di approfondimento, e invece è importantissimo approfondire questo concetto e vediamo perché. Partiamo innanzitutto nel fare alcune considerazioni. Nel gergo comune gusto lo utilizziamo per esempio quando andiamo, non so, in gelateria e il gelataio ci chiede che gusti vuole nel suo gelato, nelle sue palline di gelato. Beh, voglio gusto fragola, gusto limone. Però poi quando magari anche nelle pubblicità o nell'eloquio comune sentiamo che sapore ha quel dessert, ha il sapore di fragola. Allora, qui sono sinonimi gusto e sapore oppure no? E dunque, nell'eloquio comune, sapore e gusto sono spesso sinonimi. Anche dal punto di vista concettuale possono essere sinonimi, però nel mondo della degustazione sono due cose completamente diverse, completamente distinte, e vanno sapute da chi si approccia al mondo della degustazione sia in termini professionali sia in termini dilettantistici. Ma vediamo in dettaglio perché sono molto diversi. Ho già fatto una pillola che spiegava un po' la differenza tra sapore e gusto, però cerchiamo di capire qui in dettaglio le principali differenze per riuscire poi ad approcciare bene questi concetti. Bene, allora il sapore, che nel gergo comune viene identificato come in realtà il gusto complessivo, il sapore è un concetto ben definito. I sapori sono quattro, sono il dolce, l'acido, il salato e l'amaro, e li sentiamo sulla lingua, li sentiamo in bocca. Per esempio il dolce lo sentiamo sulla punta della lingua, l'acido lo sentiamo ai lati della lingua e l'amaro lo sentiamo in fondo, e il salato un po' a lato, ma verso la parte centrale della lingua. Quindi sono tutti identificabili dai nostri recettori, le nostre papille gustative, che sono di diversa natura, di diverse forme, hanno dei nomi stranissimi tipo le papille fogliate, le papille fungiformi, eccetera, e sono simpaticissimi bottoncini appunto che abbiamo sulla lingua, che ci aiutano a percepire i sapori, appunto. Mentre per quanto riguarda il gusto è l'insieme dei sapori, degli odori e degli aromi. Gli odori li sentiamo nel naso, quando noi annusiamo un vino, per esempio, un formaggio o un qualsiasi pezzo di prodotto edibile, noi ne apprezziamo l'odore. Quando diamo una connotazione positiva all'odore lo chiamiamo profumo. In realtà il concetto di odore ha una neutralità intrinseca, perché un odore può essere negativo o positivo. Quindi il profumo ha un'accezione positiva, l'odore, diciamo, è un concetto neutro. Quando noi annusiamo, mettiamo al naso un bicchiere di vino, appunto ne apprezziamo gli odori. Il gusto, dicevo, è l'insieme degli odori, dei sapori e degli aromi. Che cosa sono gli aromi? Gli aromi sono delle percezioni che noi sentiamo in bocca, ma per via retronasale. Cosa significa? Che noi quando ingeriamo un goccio di vino o mangiamo un pezzo di formaggio, lo mastichiamo nella bocca, lo scaldiamo, lo impastiamo, lo mescoliamo con la saliva e poi espiriamo. E proprio in questa operazione di espirazione tutte le particelle odorose vanno per via retronasale all'esterno, quindi vengono veicolate dall'aria, vengono portate all'esterno per via retronasale, e abbiamo proprio i recettori, appunto, nel naso, che ci fanno apprezzare anche gli aromi. Ma veniamo al dunque, cerchiamo di capire se questi concetti teorici sono effettivamente applicabili in realtà. Giusto per avere una prova di quello che sto dicendo, veniamo alle vostre domande. Ma facci un esempio, Chiara, così posso ben capire questo concetto del retronasale. E poi, non sono tutte le lucubrazioni mentali che si fanno i degustatori e i professionisti?
Beh, allora vi faccio un esempio concreto per farvi capire quanto il retro nasale è importante nella percezione del gusto. Quando, per esempio, voi avete il raffreddore, quante volte avete detto: ma questo piatto non sa di niente, non sento niente? Ecco, proprio perché avete il naso chiuso e i recettori del naso sono tutti poveretti ostruiti e immersi nel muco del raffreddore, quindi non possono essere operativi. Quindi voi sentite solo se un piatto è dolce, salato, acido o amaro, quindi sentite solo i sapori perché li sentite sulla lingua, mentre il naso, che è fuori uso, non lo state utilizzando, per cui non potete sentire né odori né aroma, per cui quel piatto lì, non andate al ristorante 3 stelle Michelin in quel periodo lì, perché sarebbero soldi buttati, perché non potreste godere assolutamente del gusto incredibile di questi piatti preparati da questi chef bravissimi. Un altro esempio potrebbe essere quello: se non avete raffreddore e volete provare subito a vedere se quello che vi sto dicendo è vero, potete fare questo esperimento. Potete prendere un bicchierino, aggiungerci un po' di acqua e un po' di zucchero e poi un pizzico di cannella. Poi fate questo esperimento, chiudetevi il naso, ma tappatevelo bene però. Io lo faccio sempre durante le serate di degustazioni, però lo faccio alla cieca, non dico a chi partecipa alla serata che cosa ho messo dentro il bicchierino, quindi è un indovinello alla cieca e di solito sconvolge tutti e lascia tutti basiti, lascia tutti incredibilmente attoniti. Quindi provate a fare questo esempio, prendete un bicchierino, gli mettete un po' d'acqua, ci mettete un po' di zucchero e mescolate in modo che lo zucchero si sciolga, poi ci mettete un po' di cannella, chiudete il naso, tappate il naso molto bene, assaggiate cercando di essere molto obiettivi, oggettivi, sapete che c'è la cannella, però provate a concentrarvi su quello che sentite in bocca, dovreste sentire solo esclusivamente il dolce. Poi riassaggiate di nuovo questa miscela e toglietevi il tappo dal naso, stappatevi il naso e sentirete questa esplosione di cannella che vi travolgerà e quindi sentirete il dolce e la cannella e così capirete che la cannella l'avete sentita solo perché avevate il naso stappato e non ostruito, mentre quando lo tappavate non la sentivate. Questa è la prova del 9 per capire effettivamente quale importanza e che ruolo abbia la via retronasale nella percezione degli odori e degli aromi. Bene, odore per via nasale, per via olfattiva, aromi per via retronasale, poi abbiamo i sapori che percepiamo sulla lingua. Quando noi parliamo di gusto dobbiamo parlare di questo macrocosmo e non solo di un settore come può essere il sapore. Ecco perché nell'eloquio di tutti i giorni, nell'eloquio comune, si usa il concetto di sapore, non è scorretto, lo usano anche in altre lingue come per esempio l'inglese, però dal punto di vista della degustazione professionale, dal punto di vista del degustatore, sono due cose completamente diverse. E anche per oggi abbiamo concluso questa pillola. Se ti è piaciuta, mi raccomando, pollice in su, metti un bel mi piace, mi fa tantissimo piacere. Se hai dei commenti, se hai dei suggerimenti, scrivimi, mi trovi sui social. Puoi vedere le mie pillole sul mio canale YouTube o se le vuoi ascoltare e basta, senza vedere il video, le puoi trovare in podcast. Il podcast Il Gusto al Centro è distribuito in tutte le maggiori piattaforme come Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, eccetera. Se ti va, vieni a farti un giro sul mio sito www.chiaratosi.it, iscriviti al canale Telegram Chiara Tosi Canale e inserisci le tue, nel gruppo in questo caso, inserisci le tue esperienze enogastronomiche così da condividerle con tutta la comunità. Bene, io ti auguro buona giornata, ti auguro sempre buona degustazione e ti lascio dicendoti come sempre assaggiare, 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 perché ricorda, il gusto è cultura. Ciao!